Il semaforo suona, è il segnale. Sta per arrivare una personalità nella via del successo. Walter Chiari! Voi sapete la difficoltà di far ridere, di voler far ridere guardando un tubettino nero lì con un vetro? L'ho preso. L'hai preso, o meno male. Il gatto e il top. Gatto top. Gatto ratto. Catturato. Gatto ratto. Chiari è stato forse il primo vero comico televisivo. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Posso pensare che Walter Chiari sia diventato vecchio? Non ci credo. Lei prende l'uovo e mentre la musica viene su tutta, dal fondo così ne va. È l'uovo per me, fatto apposta per me. Era una persona che dava al 100% quando paradossalmente non stava sulla scena. E non chiedere a me di non amare. Non posso, ti ho vista. Che bella, che bella! Dovunque si trovasse viveva in palcoscenico. Walter non era una persona normale che potesse stare seduta a un tavolo e parlare e avere una conversazione normale. Doveva comunque affascinare, affascinava col suo linguaggio, col suo modo di essere. Una signora va da un negoziante di giocattoli e gli dice: per cortesia vorrei due automobiline. Ah, ecco qua, mi dà questa e mi dà questa. Il commesso le prende in mano così e la signora dice: mi fa lo scontrino. Il commesso guarda l'automobilino e fa Walter Chiari è il comico, l'uomo più dimenticato dello spettacolo italiano. Non stupitevi se non c'è indirizzo, mi pervengono ugualmente perché solo io mi chiamo Walter Chiari. Io sono sicuro che Walter Chiari farà molto successo in televisione. Grazie. E a lui dovremo certamente le più belle trasmissioni televisive di varietà, vero? Grazie. Un applauso. Lo hanno definito il primo comico italiano moderno, quello che ha cambiato il modo di far ridere. E Walter Chiari, attore di prosa, di rivista, di cinema e soprattutto di televisione, Studio 1, Canzonissima, La prova del 9, Via del successo, una carriera straordinaria di un comico che con le sue barzellette, con i suoi personaggi, con la sua capacità di ridere del quotidiano ha sempre combattuto un nemico soltanto, la noia. Quella di Walter Chiari è stata un'esistenza generosa e spendacciona, vissuta per eccesso, sempre sotto i riflettori e sempre al fianco di donne bellissime e famose. Is it getting better? Walter Chiari ha avuto in dono talento e simpatia, ma anche l'amore delle donne. La sua intensa vita sentimentale, fatta di scandali e intrecci amorosi a ritmo continuo, ha offerto spunti infiniti ai rotocalchi rosa. Già nei primi anni 50, Chiari è protagonista di una love story da prima pagina, una specie di scambio di coppie internazionale. Nel 1951 Walter Chiari incontra Lucia Bosè sul set di un film di Mario Soldati. È l'amore che mi rovina. Lui ha 27 anni, lei 20. È un colpo di fulmine. Hanno il colore del mare. Ma se sono neri. Appunto, hanno il colore del mar nero. La commessa di pasticceria diventata Miss Italia si fidanza con l'ex pugile figlio di immigrati, l'attore italiano più pagato del momento. È l'incontro tra due esemplari ben riusciti della Milano del dopoguerra. I rotocalchi si entusiasmano, è una storia che fa sognare i giovani e piace alle mamme. Dopo alcuni anni di fidanzamento, Walter e Lucia si preparano al matrimonio, ma sulla scena irrompe un torero. E che torero? Luis Miguel Dominguez. Per Lucia Bosè è l'incontro del destino, per il torero anche. Nel giro di pochi mesi, la fidanzatina di Walter diventa la futura signora Dominguez. Walter perde la donna con un tipo di uomo che è il contrario di lui, l'uomo che le donne le trapana, come si trafiggono i tori con lo spadino. Questo idillio mette fine alla storia tra Lucia e Walter, ma interrompe anche l'amore tempestoso tra Dominguez e Ava Gardner. Ad Ava, la bella tra le belle, questo finale in fondo non dispiace.
sta vivendo una fase di separazione, ma è ancora la signora Sinatra, la moglie di Frank. Non vuole storie troppo impegnative, ha solo voglia di distrarsi. Eva Gardner, proprio lei, da Singapore a Ciampino, sta facendo davvero il giro del mondo. È il 1955. Ava arriva a Roma a girare La Contessa Scalza. A Cinecittà c'è anche Walter Chiari. Ava lo sceglie. Chissà, forse perché somiglia un po' a Frank. Inizia così una relazione piena di colpi di scena. Una vera e propria manna per i paparazzi. No, non era un Latin lover. Era però uno che piaceva alle donne. Non aveva un grande spirito di iniziativa. Non era un corteggione, era un corteggiato. E in questo, devo dire, era molto fortunato, giustamente, perché era un uomo affascinante. Walter aveva un sorriso fantastico e si faceva perdonare tutto. Nella sua autobiografia, Ava Gardner così parlerà di lui. Walter era simpatico e tutti sanno quanto possa essere pericoloso. Era divertente, aveva fascino, un buon carattere, un'intelligenza vivace. Era insomma un compagno molto piacevole. Mi seguì per tutta l'Europa, anzi, per tutto il mondo. Insieme ad Ava Gardner, per 4 anni, Walter Chiari sale sull'otto volante del jet set internazionale. Fa incontri e stringe amicizie con il gran mondo. Verso la fine degli anni 50 è l'unico attore italiano che vive in questa dimensione di mondanità cosmopolita. In questo momento sta facendo il suo ingresso al Palazzo del Cinema Walter Chiari. C'è un segmento breve e meraviglioso della storia di questo paese che è il suo lungo dopoguerra. Insomma, tra il dopoguerra e il primo boom c'era una vitalità. La vitalità è adrenalina, è carne, è materia, è strade, è auto sportive, è società. Chiari è una delle grandi incarnazioni di questo periodo, secondo me felicissimo. Era un divo in un periodo in cui divi non ce n'erano, perlomeno non ce n'erano in Italia. Il divo per noi era un qualcuno internazionale. E Walter era anche internazionale. Ha conosciuto benissimo delle foto con lui che scherza con Hemingway, che giocano a fare la corrida. Mio padre è stato un grandissimo amico, ha lavorato con Orson Welles. E Orson Welles andava a vedere a Broadway. Qui, New York, vi parla Ruggero Orlando. Non c'è bisogno di presentarlo. Comunque Walter poteva saltare su un aereo a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, in qualsiasi città si trovasse. Io l'ho incontrato 1000 volte, sempre correndo perché era sempre in ritardo dappertutto. Per andare a trovare Gardner non è che andavi a Como, dovevi andare a Los Angeles, da Milano, per andare a trovare magari un'altra, dovevi andare, non so, in Connecticut piuttosto che andare, quindi era un abituatissimo, viveva in aereo. Un giorno mi dice: Walter, have you been boxing? Hai boxato, premetto, amicissimo di Ava, che ha fatto 2 suoi film. Dice, have you been boxing? E gli dico, sì. Do you feel a challenge, me? Dico, ti senti di sfidarmi? Dico, andiamo. La moglie, Mary, non accettare, he's vicious. Ma no, dico, andiamo, dove? Dico, no. E lui fa, andiamo nel bagno, in inglese. Così, se corre del sangue, lo laviamo subito. L'amore con Ava Gardner è come un ciclone. Walter subisce i capricci e le scenate della diva, ma ne è ripagato quando lei, in compagnia di vodka e gin, lo aspetta per ore nel camerino, mentre lui è impegnato in scena con Delia Scala per Buonanotte Bettina. Con il tempo, la storia d'amore tra Walter e Ava diventa sempre più difficile e faticosa. Si chiuderà in Australia nel 1959. Chiari si esibisce in una beffarda imitazione di Sinatra. Lei si arrabbia e lo lascia. Del resto, la diva ha sempre sospettato che Walter fosse troppo interessato alla notorietà che gli veniva da questa relazione. Ma la ragione vera è che Ava, per l'ennesima volta, sta ritornando con Frank. Ma Lucia Bosè e Ava Gardner non sono state le uniche donne di Walter Chiari. Per tutti gli anni 60 e 70 c'è stato un vortice continuo, uno scambio continuo di amori, alcuni presunti, altri veri, alcuni semplici flash di paparazzi a caccia di scoop. Insomma, per molti, Walter Chiari era un pericoloso rubacuori. Il pericolo numero uno per tutte le coppie, insidiatore di donne. È il primo bacio da una donna. Ma non è possibile. Sì. Vieni qua.
Negli anni 50 e 60 Walter è un re di cuori, malinconico e ironico, dolce e canaglia, cronicamente in ritardo ma generoso e grandioso, un uomo che sollecita l'istinto materno e quello di avventura. Come ha detto Ava Gardner, Walter ha il dono meraviglioso di far sentire ringiovanita qualunque donna accanto a lui. E infatti, di donne in quel periodo gliene attribuiscono a centinaia, a volte a torto, quasi sempre a ragione. Il suo è un album di magnifiche prede, tutto da sfogliare. Se io le dessi un bacio, cosa farebbe lei? Le darei uno schiaffo. Forte? Fortissimo. Vorrei che fosse amore. Lucia Bosè, Mina, Marisa Maresca, Anita Ekberg, Elsa Martinelli, Maria Gabriella di Savoia, Anna Magnani, Gensibre, Belinda, vorrei poterti. Walter era talmente dolce, affettuoso, ma non solo con me, con tutta la mia famiglia. Poi c'era questa piccola casetta Fregene dove mi portava, mi insegnava a giocare a tennis, mi dava dei libri da leggere. Era quello che lui nella sua testa pensava come fidanzatina. Non gli piaceva l'idea di una ragazza come me, forse, nella vita un giorno. Ma insomma il destino ha fatto che proprio fossimo due persone che non si sono mai incontrate per innamoramento, voglio dire, non ci siamo mai innamorati. Io non mi sono mai innamorata di Walter. Che io sento per te. Vorrei che fosse amore, amore quello vero. Io ho avuto una storia con Anna Magnani. Abbiamo avuto una storia. Se ne sono accorti pochi. Non è stata discreta nostra. Anna Magnani era più bella, era una donna bella. Ma proprio amore, amore è la cosa che io sento per te. Io ti amo. Che fosse amore. Al ciclo della stampa, colossale abbuffata dei 7 scapoli d'oro, prescelti da un popolare settimanale fra una rosa di oltre 1000 famosi scapoli. Il vampirico Walter pare il più ostinato di tutti nella sua dorata scapoleria, o si dice scapolaggine. Io non l'ho mai visto sposato, Walter, come idea. Poi invece ha avuto una bella storia d'amore, un figlio, ma all'epoca quando ci frequentavamo era proprio al di là del suo pensiero, il pensiero di tutti che Walter si potesse sposare. Questo sì che è un uomo! Nel 1969 il single più accompagnato d'Italia cambia idea e sposa Alida Kelly. Ancora una volta l'amore è sbocciato con una compagna di lavoro. Il più simpatico dei belli ha finalmente deciso di mettere su famiglia. Ciao Alida, ciao. Un bacino in televisione. Vai lì. Ci siamo lasciati, ripresi, e poi ci siamo sposati. Lui mi telefona dall'Australia, questa è una soap-opera proprio, stava facendo un film vestito da prete, mi ha detto: se mi sposi mi butto dentro la piscina. E io naturalmente ho detto sì, e niente, la sera stessa sono partita e ha fatto arrivare un aereo di linea, c'ero solo io. Cioè mi sono sposata fuori della chiesa, non c'era più. L'avevano preso, era andata un'associazione non so di che cosa. Io nera, idrofoba con questa torta. Ovviamente è un matrimonio tempestoso e destinato a durare poco. Fin qui Walter Chiari e le sue donne, alcune presunte, altre vere, alcune semplici flash di paparazzi a caccia di scoop. Classe 1924, Walter Chiari nasce a Verona da genitori pugliesi, a 10 anni si trasferisce a Milano, a 14 anni inizia a lavorare come magazziniere all'Isotta Fraschini, da sempre uno sportivo, nuota, gioca a tennis, è campione lombardo di pugilato dei pesi piuma. La sua vera passione però da sempre è il teatro. E il debutto, come capita spesso, avviene per puro caso in una notte che da sola cambia il destino della sua vita. Nell'inverno del 44 Walter Chiari è con gli amici al Teatro Olimpia di Milano. Poiché l'attore comico è malato, dal palco si invitano volontari a cimentarsi in una specie di quarto d'ora del dilettante.
Gli amici lo spingono sul palco. Walter fa i suoi pezzi forti, l'imitazione di Hitler e la barzelletta del balbuziente. Cameriere? Per favore, mi vuol dare una... Per favore, cameriere, mi dia un espresso. È come un battesimo. Walter diventa famoso in una notte. Marisa Maresca, una delle reginette emergenti dell'avanspettacolo, lo scrittura subito. Cambia cognome. Anni Chiarico è troppo lungo. Nelle locandine non ci sta, meglio Chiari. Nel 1950 Walter Chiari si mette in proprio. L'anno dopo, con Sogno di un Walter, Chiari trova la caratterizzazione della propria comicità, che coincide con l'incontro con il mezzo comico Carlo Campanini, un passista della risata che diventa la sua spalla storica. Vieni avanti, cretino! Walter ha trovato il compagno perfetto per rifare i fratelli De Regge. I De Regge sono stati geniali nell'inventare questa coppia. Era una coppia straordinaria ed erano indispensabili uno all'altro. Walter ha avuto modo di vederli, perché dei De Regge non c'è niente, ma lui li ha visti veramente, li ha visti in opera e quindi ha preso il meglio. Diciamo che si è appoggiato a delle maschere italiane geniali per l'epoca e l'ha rifatte. Ho andato dal dottore. Sono andato dal dottore. Che c'ho? Io? Niente. Perché hai andato dal dottore se non c'è niente? Perché sono andato... Tu sei andato dal dottore, ma come parli? Nel 1953 una geniale coppia d'autori, Metz e Marchesi, gli confeziona un cabaret rivista su misura. Un susseguirsi di scenette satiriche sui luoghi comuni della società, senza orchestra né passerella. Walter Chiari scende tra il pubblico e lo intrattiene. Con lui un ragazzo che canta in siciliano, Domenico Modugno, un posteggiatore che lui ha scoperto e voluto nello spettacolo. Come spalla, Gino Bramieri e Bice Valori. Sono un uomo! L'uomo grida il suo diritto! Voglio toccare la tua rotula! Oh. Sì. E di male! Che sarà di me, di male? Dimandi me, dimando! Oh. Dimandi te, dimandi! Il dimane, Genevieve, il dimane! E che te frega del dimane? Dopo la parentesi cabarettistica, Walter torna a lavorare al fianco di Carlo Campanini. Nasce la scenetta del Sarchiapone americano, un classico della comicità italiana. La stesura originale era di due pagine, ed era due pagine, scritta da Terzoli con Walter, e si basava su una cosa che avevano visto alla stazione, mi pare di Formia, un ambulante che urlava Sarchiapone, Sarchiapone americano, e vendeva non so bene che, una cosa, però la gente attirata dal nome, da quello è nato questo sketch. Secondo me niente di grave, ma poteva anche essere peggio. Scusi, ma come ha fatto? È stato il Sarchiapone? Scusi, chi è stato? Il Sarchiapone. Sarchiapone? Sarchiapone americano. Ho messo la mano lì, nella gabbietta, lui zac, 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 e mi, guarda, mi metti lo stack. Il Sarchiapone. Sarchiapone. Ah, americano. Sì, americano. Beh, loro certamente conosceranno, vero, il... Sì, come no. Quello che non conosca il... Sarchiapone americano. L'animale... Beh, il Sarchiapone è un pezzo di comicità... strabiliante, insomma, raramente ho riso, quello lo ripassano in televisione e rido ancora come quando si vede Chiari col Sarchiapone, ecco, è al livello di Totò e l'onorevole Trombetta, insomma, sempre di treni si parla. Io il Sarchiapone conosco. Lei l'ha capito? Porco subito l'ho capito! E da che cosa l'ha capito? Dal modo di... modo di camminare? Che camminare? Non capito. Il Sarchiapone mi sta in un cammino che stupido. Dal modo di saltare, come saltava con le zampe.
Che? Con le zampe? Come le zampe? Le zampe? Quattro. Che quattro? Tre, due, una. Che bestia schifosa, però non ce l'ha più. Dico, no, dico, non c'ha zampe. Le ali. No, le ali, i diavoli sono le ali. Le ali, fedeli, forti, le ali. No, le ali, i diavoli sono le ali. Sono le ali. Vabbè, noi. Sono le ali, no, i diavoli, le pinne. C'è le pinne, no, le pinne. Sono le bestie schifosate, arrivano già. Io l'ho visto, naturalmente, fatto da Walter, l'ho visto in teatro, in una rivista che mi pare fosse Quante belle figlie Madame Adorè, quindi sto parlando di Avanti Cristo, e poi l'ho visto in una riedizione 20 anni dopo e più. Bene, io l'ho visto durare 10 minuti, 20 minuti e 40 minuti, cioè l'intero secondo tempo dello spettacolo. Bene, reggeva, 40 minuti, reggeva, perché era straordinario, perché poteva andare avanti a vita. Era una macchinetta perfetta e lui era perfetto. È irresistibile perché non è solo uno sketch comico, è una scenetta di costume, è satirica. Cioè l'italiano che non accetta di non sapere una cosa. Nel 1956 il grande salto Walter Chiari viene scritturato dalla ditta Garinei e Giovannini e passa dalla rivista alla commedia musicale. Va in scena Buonanotte Bettina, primo attore Walter Chiari, al suo fianco Delia Scala, una coppia irresistibile, un successo trionfale. Michi, come triste dormir soli, perciò stare insieme ci conviene. Nel 1963 il ciclo Fortunato con Garinei e Giovannini continua con Il gufo e la gattina, dove ha come partner Paola Quattrini. Polizia! Oh, ciao Vittor! Come stai? Ho detto polizia. E così, per non dire sempre pronto. Infine, nella stagione 1966-67 è con Rachel nella popolarissima commedia di Neil Simon, La strana coppia. Buongiorno, sono a casa! I due attori sono complementari. Chiari, sregolato come sempre. Rachel, pignolo e super controllato. È l'ultimo grande successo di Chiari in teatro. Finalmente una serata da scapoli! Strangers in the night. Più che il primo attore in senso tradizionale, Walter Chiari è una figura del tutto insolita per i nostri palcoscenici. È piuttosto un intrattenere all'americana che balla, canta, racconta storielle, intrattiene il pubblico con monologhi e dialoghi divertentissimi. Com'era inevitabile, il suo talento approda anche in televisione. Nel 1958 il programma si chiama Via del successo, è nata una nuova stella del sabato sera. Uno dei grandi della televisione è proprio lui, insomma, ma uno dei grandi in assoluto lui. Lui è un grandissimo Walter. Lui ha trasferito i suoi discorsi teatrali, che sono un'invenzione, perché il varietà, la grande rivista finiva. Chiunque fosse la sua compagna, dalla Maresca a Delia Scala, e poi lui alla fine stava mezz'ora, un'ora davanti al pubblico a chiacchierare. Passerella da solo. Proprio perché ho ragionato che faccio quel che faccio, addio! Walter Chiari ripropone in televisione tutto il suo repertorio di scenette. È un ragazzaccio che parla un'Italia non più povera, mescolando dialetto e raffinatezze, nonsense e smorfie. Le sue esilaranti parodie degli stereotipi del cinema americano ottengono un grande successo. Dove ti ha colpito, Vic? Ha colpito. Aiutami. Ha colpito qui. È stato il primo e più grande talento televisivo. Lui è nato come intrattenitore, era un grande intrattenitore, perché aveva una disinvoltura che non era conosciuta da noi. Quelli che venivano dal teatro di solito erano ingessati, si vestivano anche in maniera incredibile, cioè si presentavano con lo smoking anche la mattina. Questa eleganza di Walter Chiari che nessuno più ha avuto, perché a parte essere un bellissimo ragazzo si muoveva veramente come un fotomodello, poi alla fine, perché senza volgarità, mai un momento di volgarità. Ed è piaciuto subito, ed è piaciuto per tanto tempo a un pubblico enorme, appunto, che andava dai ragazzini alle nonne.
Chiari mette a punto la figura del comico conduttore e per tutti gli anni 60 rinnova il suo appuntamento con il pubblico della televisione. Canzonissima, Alta pressione, Studio 1, La prova del 9. Walter è l'attore disinvolto del sabato sera, il migliore nel porgere quei testi leggeri e intelligenti. Per quelli della mia generazione, Chiari è soprattutto la memoria della televisione di casa, insomma, dei sabati sera e dei suoi monologhi, in uno spazio tutto sommato vuoto. Se uno riguarda gli Studio 1 dell'epoca, la cosa più sgomentevole e più moderna, aggiungo, era l'assoluta sobrietà dello spazio televisivo. La televisione era un luogo molto stilizzato, molto, molto signorile, se posso usare questo termine. C'era molta attesa per quando arrivava questo signore che era un affabulatore straordinario, sorprendente oltretutto, cioè non si sapeva mai con precisione di cosa avrebbe parlato, come avrebbe svolto l'argomento. Era una specie di, come dire, improvvisatore istituzionale. Aveva capito che la telecamera è un qualcosa che può infastidire e quindi cercare il profilo migliore, cercare la luce, era un qualcosa che ingessava e quindi si muoveva scioltamente ed è stato l'unico a non aver paura. Quando lui per esempio incontra Sondra, poi perché Sondra? Lì c'è un errore, si vede che l'hanno corretto, Sandra sarebbe. Io da allora dico Sondra, Corla, Moria, Giosoppa e oramai, perché? Il carisma dell'uomo solo su quattro assi che racconta, e racconta a oltranza, perché Chiari era un oltranzista del racconto, tra l'altro con questa prodigiosa capacità di andarsene per stradine laterali, fare incisi, aprire parentesi e riprendere sempre il filo. Sondra, e vabbè, e lui, quando vede lui vede Sondra, che la vede per la prima volta, ricordate l'espressione bella, poetica, di rapimento, di estasi, no? Così, no? Non solo, ma poi è la varietà, fa paura la varietà, quel ragazzo lì fa paura, è una specie di prisma che riceve raggi di sole, ogni piccola rifrazione di un sentimento, anche minimo, così, come cambia. E invece poi quando la ragazza sembra che in fondo non gli voglia bene, e allora c'è quel sospetto lì, l'espressione cambia ed è così. Un comico di solito in Italia ha una dotazione lessicale di 5.000 parole. Grosso modo, facciamo 6.000 per i più svegli. Lui ne conosceva 10.000 e le sapeva usare. Questa era una prima, era una marcia in più vera. Intanto era un ragazzo coltissimo e questo certamente veniva fuori anche nei suoi sketch, dove citava da Shakespeare a Jung. Di conseguenza voglio dire tutta una preparazione culturale che l'ha aiutato anche moltissimo ad essere diverso dai soliti comici. Parlava un italiano magnifico, anche come ricchezza di vocaboli, come sintassi, cioè se era un autodidatta tre volte chapeau, perché accidenti, aveva imparato bene. Un signore come suo viaggiatore, non so chi che entra, bussa ad una porta a Napoli, la porta si socchiude, un bambino così si affaccia con la canottierina a fil di pancia, no? Con la pancettina nuda, la canottierina così, un bambino un po' spettinato con gli occhioni grandi, dice che volete? E quel signore, scusa guaglione, per favore mi fai parlare con tuo padre? E il bambino, mio padre, quello è uscito quando è entrata mia madre. Va bene, allora fammi parlare con tua madre, chiama tua madre. E no, mia madre, quella è uscita quando è entrato mio zio Carmelo. Ah, ho capito, va bene pure lo zio, gli spiego io, dammi lo zio. E no, lo zio non c'è, quello è uscito quando è entrata zia Nunziatina. Fammi parlare con zia Nunziatina, su, gli tengo presso. No, zia Nunziatina, mi dispiace, quella non c'è, quella è uscita quando è entrata mia sorella. E chiami tua sorella. E neanche quella c'è, mia sorella è uscita quando sono entrato io. È la miseria! E che è questa, una cabina telefonica o una casa? No, la casa è quella là, questo è il gabinetto. Walter Chiari non era un esecutore, anzi proprio dell'esecutore aveva pochissime doti, era un improvvisatore e quindi da uno spunto poteva andare verso, chi lo sa, verso l'Everest o verso la fogna, perché noi eravamo nelle sue mani, ma le sue mani erano molto
furbe, molto abili, quindi noi fornivamo anche dei testi completi e poi ci si raccomandava la buona sorte. Non esisteva lo zapping, quello che c'era si vedeva, cioè ci si sedeva nel salotto di casa per vedere la televisione. E quindi Walter Chiari, esattamente come Mina o come altri personaggi di quella televisione, aveva una importanza, una solennità assoluta e dava una sensazione di libertà, di imprevedibilità e di libertà. Io ho avuto l'onore di litigare spesso con Walter, cioè io non accettavo, ma ero anche molto giovane e credevo nella forza del testo, il testo scritto, tra l'altro mi vedeva coinvolto, quindi ero disposto a giocarmi la vita. Isole Paranaios, il ciclone Gladys proveniente, ciclone, oi. Il ciclone Gladys proveniente dall'Oceano Indiano si è abbattuto sul ridente arcipelago provocando danni irreparabili. Oi. Migliaia e migliaia di foche e trichechi, i soli abitatori delle isole. Migliaia e migliaia di foche e trichechi, i soli abitatori delle isole sono scomparsi. Tra i superstiti, decine di fochette e di trichechini. Le fochette e i trichechini lanciano disperate grida di richiamo. Le fochette lanciano grida di richiamo, piccole. Le fochette. I trichettini no, sono diversi, hanno la gola più grossa, fanno. Piccoli trichettini con quei dentini piccolini. Credo che i suoi compagni di lavoro spesso lo detestassero perché sforava in maniera, credo che abbia sforato a volte di 10 minuti, 12 minuti, 15 minuti, tutte cose che adesso non esisterebbero più. Credo che questo gli abbia anche a un certo punto nuociuto, cioè la sua carriera ha avuto anche qualche intoppo, qualche problema, qualche non invito, qualche ripudio, perché era considerato da questo punto di vista del tutto ingovernabile. Infatti da oggi in poi sarò misurato, pensa che anche Demostene, in fondo, disse un giorno ad un allievo, la parola altro non è che una spirale che avvolge l'oratore intorno sempre di più fino a quando diventa materializzata come se fosse un mattone sopra l'altro, parola per parola, e diventa un edificio che a poco chiude l'oratore come in una prigione, prigioniero delle sue stesse parole, sicché la parola diventa... La rivista, la commedia musicale, la televisione. Alla carriera di Walter Chiari manca solo il cinema, eppure per un attore così completo e straordinario quella del cinema sarà proprio l'esperienza meno fortunata. Tanti film, ma quasi tutti fatti prevalentemente per fare soldi, nei ritagli di tempo, quel che serve per alimentare una vita allegramente dissipata, spendacciona, ma generosissima. E alla fine, curiosamente, gli unici titoli da ricordare di questo grande comico sono forse solo quelli drammatici. Il primo film che ho fatto io l'ho fatto a Milano, era una commedia milanese, diventata poi una tragedia nel cinema, Vanità. Promettevo bene, il primo film che io ho fatto ho preso un nastro d'argento. Vuoi venire via con me? Ti scongiuro, ti supplico. No. Mia madre, quando seppe che nel film io avevo pugnalato una donna da Trivio davanti al portale di una chiesa, mi disse: che cosa? Un film ha pugnalato una donna davanti a una chiesa e ti hanno dato un premio. Madonna, il cinema che cos'è? Figlio mio, hai cominciato male. Non vi dico come usavo i premi mio padre per fermare le porte. Una volta mi ricordo che col nastro d'argento eravamo a Fregene, dico, ma proprio il nastro d'argento aveva vinto il primo nastro d'argento nel 49 per il primo film, Vanità, che era un film, adesso non mi ricordo di date perché io, essendo nato nel 70, lui stava schiacciando le noci col nastro d'argento, scheggiandolo, rovinandolo. Era uno sciupone, per questo era simpatico. Non era un alchimista, non era un risparmiatore, non era avaro di sé. Era fin troppo generoso, scialacquatore, sì, scialacquatore. Walter pensava cattolicamente forse
che c'era qualche cosa di immeritato, forse di ingiusto, nella pioggia di denaro che gli era caduto addosso. Walter era stato l'uomo più pagato del cinema italiano per fare tre pose in Bellissima di Visconti. Gli veniva fatto nel 49-50 un contratto di 15 milioni di allora. Aveva guadagnato somme favolose e favolosamente le aveva regalate. Guardi, io voglio che mia figlia sia la più raccomandata di tutte. Deve fare il provino e dopo dormo tranquilla. Ma gli ho già detto, il provino, sua figlia, è come se gliel'avessero già fatto, è una cosa sicurissima. Soltanto che dipende da lei, insomma, è semplice, no? Ho capito, sa. Sa come dimo a Roma noi. Mm? Non pi se non dai. Sa che lei, oltre che simpatica, è anche intelligente. È vero, ma hanno detto tutti. Si ragiona molto. 32 ciarchi. Luchino non era mai contento. Siete stanchi, sarete stanchi, la reciterete come una donna stanca di aver lavorato e un ragazzo stanco di aver cercato la sua ambretta. Quando girò Bellissima con Visconti, Visconti gli faceva fare fino a 25-30 ciak per una battuta e lui ebbe una volta una reazione terribile, cioè dopo il 30° ciak vomitò. Proprio per, gli era preso un blocco allo stomaco, perché non ce la faceva ripetere, cioè non era, non voleva fare quel mestiere. Ma il cinema ha vampirizzato Walter Chiari. Walter Chiari era più forte del cinema. La vita di Walter è il soggetto, è il motore iniziale dei due film principali della storia della metà del secolo del cinema italiano. La dolce vita parte da un cazzotto che Walter Chiari cerca di dare a Tazio Secchiaroli, che con un punteruolo ha fatto bucare due gomme di una ruota che la MGM italiana ha messa a disposizione ad Ava Gardner, che lo accompagna quella sera. Qui mi accorgo che le due gomme sono forate, non so se vedete bene, ma accorgo che come si fare c'è sgomento, indignazione, sorpresa. E un altro contropaparazzo, Elio Norci, è appostato per scattare, per rubare anche le immagini di Walter che scatta furioso. E sto dicendo, cribbio ragazzi, queste cose non si fanno. E meno male che Secchiaroli era di gamba buona, perché è chiaro che se lo prendeva, lo corcava. Come si dice a Roma, la dolce vita nasce da questi racconti che Secchiaroli fa a Federico Fellini, di cui questo è il più mitico, il più principesco, e lo ritroviamo nel film. Alza un momentino la testa, ma che c'è, se ne va? Dice Roberts, ma c'è, che c'è? Rocco e i suoi fratelli che cos'è se non la storia di Luchino Visconti che conosce una famiglia di pugliesi che sono immigrati a Milano e che fanno la boxe, in cui c'è un ragazzo straordinariamente bello con un ciuffo intelligente sulla testa che strega tutti gli uomini e le donne che incontra. Ecco, Walter Chiari non fa il cinema, ma ispira qualche cosa solo la dolce vita e Rocco e i suoi fratelli contemporaneamente. È un ciclone di vitalità che non può soggiacere alle misere regole del tempo e della luce del cinematografo. La capacità incantatoria non si applicava solamente ai cineasti veloci e spregiudicati della serie Z, ma si applicava a Orson Welles. Carta sicura, mi pare. Sì, Silenzio. Sir John, questo è mio cugino Silenzio, che mi aiuta nel mio ufficio. Mastro Silenzio, vi si addice essere voi. Walter, con un gesto di quel masochismo geniale che impronta molta della sua comicità, si mette dei batuffoli di ovatta sulle gote e fa un uomo che banfa, che fiata senza emettere voce. Francesco Fiocco! Io ho un film bellissimo, con un grande regista e con grande sceneggiatura. Preferivo una storia banale, epidermica, leziosa, quasi inutile. Basta che fosse ambientata in riva al mare. Su, Robertino, andiamo? Andiamo, Robertino. E sbrigati, Roberti, sennò questo scoppia. Sordi ha detto una cosa che mi è dispiaciuta perché era vera. Walter Chiari aveva il cinema in mano nel 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
poi se l'è lasciato scappare. Vediamo chi spara più veloce. Il giovedì è bellissimo e Risi costruisce su Walter questa storia, questo padre che ha questo figlio solo per poche ore alla settimana e deve renderlo felice, lo fa salire sulla giostra, gli costruisce un mondo di fantasia. Posso esprimere l'ultimo desiderio? Sì, Gianni. Andiamo al cinema. C'era qualcosa del giovedì nella vita reale, le cose migliori del giovedì quando lui diverte il bambino, c'erano amplificate a mille nella vita privata. E tu c'è, ben, senti te, sei morto, e da tu, vieni da chi, dipendi. E adesso che ho un figlio per gioco nel cinema, quando rientro a casa e trovo i miei libri, i miei giochi, le mie cose, le mie telefonate, i miei amici, sento che in fondo mi manca realmente quello che lascio per gioco e che trovo per gioco nel cinema, cioè mi piacerebbe avere un bambino. È un figlio, a Walter Chiari arriverà davvero nel 1970, ma nel momento peggiore della sua carriera. Il 22 maggio del 70, infatti, la polizia arresta Walter Chiari con l'accusa di consumo e spaccio di cocaina, un arresto clamoroso che finisce sulle prime pagine di tutti i giornali e che arriva come un fulmine a ciel sereno in una carriera che sembrava oramai inarrestabile. Pochi giorni più tardi, l'8 giugno, mentre Walter Chiari è in isolamento nel carcere di Regina Coeli, nasce il suo primo e unico figlio, Simone. E non l'ho visto nascere. Io ero a Regina Coeli, in quello che si chiama isolamento. E un secondino mi ha detto, sei tanto figlio maschio, Walter. E dico, ecco. È nato 2 ore fa. Non sapevo chi dirlo, con chi bere, con chi brindare, con chi piangere, con chi ridere, con chi vantarmi, con chi scherzare, ce l'ho fatta. Perché Walter Chiari viene carcerato un'alba del giugno del 70, 3 o 4 giorni prima che si voti e 3 o 4 giorni dopo che il ministro degli interni della Repubblica, l'onorevole vicentino Mariano Rumor, in piena strage di Stato, dichiara: non guarderemo in faccia nessuno. Vissi per un mese nella cosiddetta camera di isolamento, che era una specie di cabina telefonica dove non potevo neanche aprire le braccia per fare ginnastica perché mi sarei rovinate le nocche, per non inquinare le prove. E avevo 15 minuti al giorno di aria in un cortiletto per lavarmi le mutande e respirare l'aria. Non sono in grado di dimostrare quello che vi dichiarò, ma di cui sono assolutamente certo. Walter Chiari è stato sacrificato sull'altare della strage di Stato. Sono passati 6 mesi dalle bombe e c'è un uomo che ha un antico vizio, che è un bersaglio ideale, che è bello, che piace alle donne, che è ricco, che ha successo, che ha fatto la box, che è figlio di un commissario di PS. È l'ideale, ha i requisiti ideologici, la fisionomia ideale dell'uomo delle destre. Quest'uomo delle destre, quest'uomo di successo, il conduttore della canzonissima del 68 che scherza sull'influenza di Mao, è Walter Chiari. In Italia c'è, non solo in Italia, da anni c'è il vezzo di coprire magagne politiche, sociali, sbattendo un mostro in prima pagina oppure distogliendo l'attenzione. Walter Chiari è uscito da Regina Coeli alle 14, ma fino a 2 ore prima familiari, avvocati, amici hanno temuto che la detenzione dell'attore si sarebbe protratta per altri 2 mesi. Quando l'attore è arrivato a Castelfusano, nella villa del suocero maestro Rustichelli, uno stuolo di fotografi e giornalisti l'aveva già preceduto. Il tempo d'abbracciare i familiari, di conoscere il figlio Simone, nato 20 giorni fa, e poi Walter Chiari si è consegnato alla stampa. Walter Chiari è accusato di aver acquistato insieme ad altri 1 chilogrammo di cocaina, di averne fatto uso personale e di averne ceduto parte a terzi. Al processo viene prosciolto dall'accusa di spaccio. Rimane in piedi quella di consumo personale. Io non l'ho visto, cioè quando io l'ho incontrato nei primi periodi della nostra amicizia, delle nostre frequentazioni, nessuno mai ha pensato che Walter si drogasse, parliamoci chiaro. Poi più tardi sì, più tardi
Si sapeva, perché si sapeva attraverso i suoi segretari, si sapeva attraverso le persone, soprattutto quelle che ne approfittavano, perché parlavano, perché si arrivava in ritardo, facevano battute. Era mio padre, era indifesa, insomma, molto indifesa. Con la prigione, lo scandalo, Walter Chiari esce inevitabilmente dal giro. Il giorno in cui viene arrestato, stava andando a registrare una puntata di Speciale per voi di Renzo Arbore, ma la Rai, dopo l'arresto, cancella tutti i contratti, lo solleva dagli impegni presi. Anche i caroselli che lo vedevano protagonista vengono cancellati. Per 2 anni tutte le porte saranno chiuse, poi nel 73 una nuova occasione, è l'appuntamento, un nuovo spettacolo del sabato sera con Ornella Vanoni. Sei stonato come una campana. Stonato io non lo so. Zitto! Ma Walter non ce la fa a ritornare quello di prima. Ha perso lo smalto, la sintonia con il pubblico. In particolare, i giovani in quegli anni di impegno politico paiono poco interessati alla sua comicità leggera e disimpegnata. È vero che lui si è un pochino perso, come se fosse rigorosamente, strettamente legato in fondo agli anni 60. Ecco. I 70 giorni di galera del 1970 rovinano Walter Chiari. La leggenda del suo arresto, dei suoi accessi, questa fama che gli comporta, questa etichetta che gli appiccica, producono in Walter il Chiari il terrore di essere disceso nella stima della gente. Perché l'amore del pubblico io l'ho visto e non è mai diminuito. Sicuramente non aveva più... non so, la prima serata sulla Rai, non aveva più magari il grossissimo della del Sistina a Roma, non aveva più... Walter Chiari è uscito dal giro che conta e vive più di 10 anni in una specie di buco nero. È retrocesso in Serie B. La qualità dei tempi d'oro è perduta e tutto sembra più volgare. Ma lui continua instancabile a fare serate. Qualche film dimenticabile, televisione sulle emittenti commerciali. Nel 1980 conduce Ciao come stai su Antenna 3. Se rimaniamo nel campo artistico di visibilità di televisione, del mezzo, delle luci che ci stanno dietro, del supporto tecnico, anche della performance, anche della brillantezza, sì, assolutamente. Però lo pagavano. E lui per poter andare avanti col suo modo di vita scellerato aveva bisogno assolutamente di denari e quindi faceva serate. Ma sai, Walter aveva le mani bucate, era generosissimo, molta gente ha approfittato di Walter portandogli via praticamente tutto. Io credo che si sia adattato al dover fare certe cose, e proprio per sopravvivenza. Poi certo la malattia, chiamiamola così, quella non ha certo aiutato a riemergere. Sa cos'è il ministro altissimo? No. Nella sua misura? No. È un pentafanfani. Perché? Ci vogliono 5 fanfani per un altissimo, già. Arrestato, via, arrestato, via. In quei tempi lui aveva delle difficoltà di reinserimento, perché il mondo dello spettacolo è crudele, lo si dice di tutti i mondi, ma insomma quello dello spettacolo è quando ti chiude una porta e difficilmente la riapre. Ma con tanti amici che aveva potevano certamente essere un po' più generosi e cercare di aiutarlo in qualche modo. So che è difficile, però si può fare, con lui non è stato fatto. Tu hai il per lui, se vuoi il per lei, la casa che ti ha in simpatia, ti mette a disposizione il per lei a un prezzo assolutamente... Mio padre, se non ha lavorato anche dopo, quando abbiamo parlato degli 70 dopo, quando era in ginocchio, se non è riuscito a tirarsi su, era anche per il suo stile di vita, non tanto perché molta gente gli ha chiuso la porta. Non lo so perché abbia perso rispetto ad altri attori, perché abbia perso dei treni. Ripeto, forse nella sua autobiografia ci sono le risposte, nella sua psicologia addirittura. In quel periodo i treni li abbiamo persi molti, insomma, voglio dire, era difficile, il mondo cambiava troppo in fretta, ci si era tutti adagiati su un trend facile. Forse è stato semplicemente sfortunato, come chi gioca in quella fase lì, come chi gioca molto, chi gioca forte, ha perso. In quella fase lì ha perso. What if there was no life? Il periodo sfortunato di Walter non vuole finire.
Nel 1984 è di nuovo preso di mira. Il pentito Giovanni Melluso lo accusa di traffico di cocaina. Tutto si basa su una fotografia che li ritrae insieme. È lo stesso maledetto imbroglio che travolge Enzo Tortora. Anche questa volta Walter Chiari verrà prosciolto e con lui la sua compagna Patrizia Caselli. Ma ancora una volta le vicende giudiziarie lo segnano nel corpo e nello spirito. Walter, secondo me, ha sempre saputo quello che faceva. Ha sempre saputo, anche con questo problema della droga, ha sempre saputo e è sempre stato lucidissimo di tutti i suoi comportamenti. Com'è delizioso essere consapevoli che la propria autodistruzione è uno spettacolo gradevole anche per l'amico più caro. E comunque, dopo averlo saputo e averlo accettato, continuare questo spettacolo di autodistruzione. La malinconia, l'amarezza, l'autodistruzione perfino, ma Walter Chiari è un pugile che non getta la spugna. Negli ultimi anni l'eterno ragazzo del cinema, della televisione, del palcoscenico, finalmente fa i conti con la sua età e il suo ultimo giro, ma anche la sua ultima partita con il successo. E Chiari se la gioca a carte scoperte, con due ruoli drammatici, intensi e commoventi, dimostrando ancora una volta di essere un attore unico nel suo genere. Mi trovi tanto invecchiato? Sì. Viene girato questo romance che Walter prende in mano e lo stravolge. È evidente che Walter ha fatto di questo film malinconico, preobitoriale, avrebbe detto lui, un romanzo della sua vita. C'è una verità, c'è una poesia, c'è la luce. I got rhythm, I got music, I got my son. Who could ask for anything more? Il film approda a Venezia, ci sono le premesse per un premio. Walter si illude, ma si ritrova al momento del verdetto le ruggini, le invidie, le antipatie. Quella volta mi chiamò da Venezia. Simone, vieni su, prendi l'aereo, faccio prepagato, corri su perché forse a tuo padre sta dando il premio. Premio per il migliore attore. Carlo Delle Piane, per il regalo di Natale. Oggi ha strappato per poco la medaglia a Walter Chiari, che è bravissimo nel film di Mazzucco, Romance. Forse per noi un ex aequo era meglio, comunque lode al bravissimo Carletto Delle Piane. Mi ha chiamato, ha detto no, rimani, avrà saputo che non... È stata una storia molto da Walter Chiari, da uomo che va in alto, cade e poi gli vogliono dare la maggiore onorificenza italiana nell'ambito cinematografico, ma poi non penso che sia, che se avesse vinto il Leone d'Oro avrebbe aggiunto o tolto niente, anzi sono sicuro che non... Anche il teatro gli offre delle occasioni importanti. L'ultima gli viene dalla messa in scena di Finale di partita, insieme al suo vecchio compagno Renato Raschel. Per Chiari è un paradosso. Lui, che è incapace di stare fermo, deve recitare un ruolo su una sedia a rotelle, cieco e paralitico. 100 minuti su una carrozzella fermo, io dopo 40 anni di corse, ma mi attendono 100 sere con questo lavoro. E sera per sera Beckett si sovrappone a me, come non so io, come una pelle che vada su un'altra. Qui è dove Rodolfo canterebbe di me, è dove vivo, qua. Walter Chiari va a vivere in un residence alla periferia di Milano perché davanti c'è dell'aria pura, c'è un campo e sotto c'è una palestra. Walter, ed è questo il segreto che gli ha consentito di convivere 45 anni col suo vizio, era uno sportivo, era un drogato sportivo. Io non l'ho mai visto vecchio mio padre, però c'era una luce diversa negli occhi. Negli ultimi 2-3 anni io lo vedevo. Infatti sono andato a vivere a Milano. Mi ricordo che disse a mia madre, guarda, vado a vivere a Milano. Ah, dove vai con tuo padre? Quello è matto qua su e giù. Disse una cosa molto brutta. Sento che se ne sta andando, sento che l'ultimo... Per cui io dico, continuiamo a parlare finché vogliamo, però risparmiamo un po', che non è male, eh? E buonanotte, eh?
È morto a Milano Walter Chiari, uno degli attori comici più bravi e più amati dal pubblico. È stato trovato nella sua stanza d'albergo e ancora non si conoscono le cause della morte, che però sembra causata da ictus o infarto. Soffriva da tempo di cuore. A me mi chiamò la sera stessa, quando è morto, dicendo: ah, sono stato dal cardiologo a Pavia e mi ha detto che possiamo giocare insieme per altri 10 anni. E poi 3 ore dopo non c'era più. Non vi preoccupate, eh? È tutto sonno arretrato. Sulla lapide, era questo che voleva far scrivere, incidere. È morto anche bene, davanti al televisore, così, tac. Spento, fine della trasmissione.